e ciao alle bollette sul canale, io sono Mizer ed eccoci qui con Final Fantasy 8 Remastered. Abbiamo affrontato la nostra prima missione da Sid, ovvero catturare il Guardian Force Ifrit. Siamo riusciti a prenderlo grazie al potere di Shiva e adesso siamo tornati al dormitorio perché dobbiamo indossare la divisa Sid per la prima e vera propria missione. Ma senza dirvi altro, anche perché ragazzi credo che comunque sappiate già dove andremo a parare adesso, ma per chi non lo sa è sempre meglio evitare spoiler. Quindi bando alle ciance, mettiamo la divisa e torniamo nella hall. Ok, il nostro Squall è con la sua divisa, con le sue giacche sempre corte, e la collana di Griever, il nostro Gunblade è qui nella sua custodia, e siamo pronti a tornare nella hall. Squall, Squall. Bene, ti dirò come sono formate le squadre. Dunque, con te ci sarà Zeldinch, quel tipo vivace. Non è vivace, è rompiscatole. Non si può cambiare? No, non è possibile. Zeldinch. Signori, ecco a voi Zeldinch, nuovo membro della squadra. Con tatuaggio alla Mac Tyson. Ah, io sto con te. Non vai tanto d'accordo con Safer, o sbaglio? Anche stamattina avete litigato, vero? Non abbiamo litigato, ci stavamo allenando. Questo è quello che pensi tu. Lo sai che Safer si diverte a rompere le scatole? Lascialo stare, è meglio. Fate gli affari tuoi, smettetela. La solita professoressa rompiscatole. Dunque, Safer è il vostro caposquadra, ecco. Caposquadra? Quello? Non sono ammessi cambiamenti. Safer, dov'è Safer? Ecco Safer con il suo comitato di accoglienza. Rajin e Fujin, se non sbaglio. Ah, infatti, eccoli qua. Tu sei il caposquadra, mi raccomando, voglio il massimo da te. Professoressa, detesto le raccomandazioni. Se ne risparmi per i buoni a nulla. Oh sì, certo. Safer, mi raccomando. Aggiungi Quistis alla lista. Lista? Che lista? E che diavolo ci sarebbe scritto? Bene. Voi sarete la squadra B, io sarò la vostra coordinatrice. Lavoro di squadra è fondamentale per superare l'esame. Lavoro di squadra uguale rottura di scatole. Non vi voglio fra i piedi, mettetevelo bene in testa. Rajin e Fujin che se la ridono, Zell che si incazza come sempre. Ed ecco che arriva anche il preside Sid. Salve a tutti, come state? Sono il preside Sid. Prenderanno parte all'esame pratico le squadre A, B, C e D, per un totale di 12 partecipanti. Procederete verso un vero campo di battaglia, dove è in corso una vera guerra. Vita e morte, vittoria e sconfitta, gloria e umiliazione vi aspettano. In un mondo, ragazzi, che voi ancora non conoscete. Allora, nessuno ha paura? Guardalo lui con lo sguardo che controlla. 9 Sid parteciperanno alla missione. Porteranno a termine il compito nel caso di un vostro fallimento. Questo è il punto meno problematico. Il voto è il grande imbarazzo per le nostre truppe scelte Sid. Imparate da loro, seguite le loro indicazioni e supererete l'esame. Dimostrate di avere le carte giuste per essere come loro. Bene, ora andate. Ora ragazzi, dovremmo andare dal garage, se non sbaglio, per prendere... Ah, ok, sì. Oh no, boh. Non ricordo, sì. Dal garage che si prende la macchina per andare direttamente al porto della città di Balab. Inoltre,
essendo già iniziato l'esame sì, da adesso non dobbiamo evitare di parlare con le persone, soffermarci, solo se ci rivolgono la parola. Dobbiamo cercare di essere il più seri possibili, perché altrimenti ci toglieranno i punti. Vedete, tipo adesso Zell sta esistendo e Squall comunque non glielo fa vedere. Zell credo sia un po' nervoso. Spezziamo la tensione tirando pugni nell'aria. Safer, stai fermo. Gallinaccio. Cosa hai detto? E se la ride. Whistis che interviene. Basta ora. Professoressa? Chi era la ragazza che era stamattina in infermeria? Era Elion. C'era qualcuno? Non ci ho fatto caso. Qualche problema? No, niente. Veramente il massimo. In squadra con un gallinaccio e un cerca ragazzine. Ok, allora. Avanti, dietro, sali e scendi. E comunque ragazzi, i controlli sono veramente un po' pessimi. Comunque, eccoci alla città di Balan. Adesso andremo al porto. Sei nervoso? Ehi, voi siete gli ultimi presto, salite su. Non deludermi anche tu. Come potete vedere, ragazzi, quelli in fondo vicino al sottomarino sono quelli già la squadra SID ufficiale. Perché hanno le divise quelle, diciamo, che se superiamo l'esame otterremo anche noi. Svelto, Squall. Arrivo, arrivo. Ricordatevi sempre di non parlare con nessuno per evitare di essere degradati, quindi ottenere il punteggio minore. E adesso ragazzi dovrebbe esserci qualche altra scena. Sì. E poi ci godremo un filmato spettacolare. Agli ordini. Agli ordini. Safer, quante volte sono che ripeti l'esame? Mi piacciono gli esami, sbruffone. Vi spiego il compito di questa missione. Il cliente è la Repubblica di Dollet. La richiesta di intervento si departe 18 ore fa. Circa 72 ore fa, Dollet è stata invasa dalle truppe G, sarebbero quelle di Calbadia. Dopo 49 ore di battaglia, i capi di Dollet hanno lasciato la città. Adesso sono sulle montagne, vicino che organizzano l'esercito. Questa è la situazione. Ora vi spiegherò qual è il nostro piano d'attacco. Le truppe G stanno attaccando ciò che resta dell'esercito di Dollet, confinato sulle montagne. Sbarcheremo alla spiaggia di Lopatin. Libereremo le truppe G rimaste dalle postazioni e libereremo la città dagli invasori. Noi siti intercetteremo il resto delle truppe G anche dalle montagne. Sta tornando verso la città. Noi cosa dobbiamo fare? Voi che siete di Sid dovete bloccare le truppe G galbadiane in città. Eccitante, noioso. In altre parole, facciamo il lavoro più scomodo. Lo sapete, ma ve lo ripeto, non è una missione suicida, la ritirata è inevitabile. Sbarchiamo fra poco.
arrivati a terra cominceremo i combattimenti. Tenetevi pronti. Tutto chiaro? Se avete qualche domanda, chiedete a Quistis. Cosa faccio? Parla Quistis, parla Safer, parla Zell. Non faccio niente. Perché abbiamo detto, ragazzi, meno parliamo in questo momento, meglio è. Siamo a sbarcare, svelti, preparatevi. Ricevuto. 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 Ehi, Squall, da uno sguardo alla situazione di fuori. Ecco, risponderei non mi va. Però, essendo il caposquadra, dobbiamo cercare di essere ligi all'esercito. Insomma, dobbiamo essere un buon soldatino. Ricevuto. Naturale, è un mio ordine. E ora, ragazzi, godetevi questo filmato. Squadra B servirà la piazza principale. Verificate i giubbi di guardia forza prima di cominciare una battaglia. Andiamo. Perfetto, ragazzi, siamo ufficialmente nella missione principale. Non parliamo a nessuno. E come ha detto Quistis, controlliamo i guardian force. Andiamo a Safer. Chi è che ce l'ha? Squall e Shiva Quistis. Allora, ok. Allora, Zell, diamo Questal. Guardian Force, assimila. Magie. Safer, vediamo Shiva. Anzi, vabbè, assimila. E oggetti. L'abilità al momento non ne abbiamo. E il nostro Squall ha già Ifrit. Ok. Diamo anche una bella salvatina che si trova. E ripartiamo. Ok, i nostri primi nemici. Allora. Ok, Zell. Vediamo che roba è. Oh, proviamo anche Renze Guka, ragazzi. Così lo faccio già vedere.
Perfetto, abbiamo liberato la prima zona. Ovviamente usare Guardian Force non ha senso, perché sono nemici comunque deboli. Però se ci curiamo forse è anche meglio. Ok, il secondo punto l'abbiamo sbloccato. Ragazzi, spero che vi piace anche come ho fatto la battaglia con Ifrit, ovvero velocizzando un po'. Safer, avanti, c'è la piazza principale. Oi, codardi! Uscite fuori, mi state facendo annoiare! E dicevo, magari le battaglie quelle un po' più lunghe, ovviamente ragazzi le velocizzo perché altrimenti verrà un video veramente lungo. Nel frattempo ci dedichiamo ai soldati galbadiani, che sono veramente delle mezze seghe, e quindi li abbattiamo in un colpo solo. Date un'occhiata qua attorno. Ok. Ok, un nemico è qui. Non ci sono più nemici qua attorno. Ok. Capitano? Caposquadra? Aspettare, che parola noiosa. E niente ragazzi, adesso dobbiamo perdere tempo. Nel frattempo lui Safer si sta incazzando. La battaglia è iniziata. Andiamo a dargli il benvenuto. Fuori dai piedi. Sparisci. Ehi soldati, dove siete? Vi sto aspettando. Non si vede nessuno. Sono stufi di aspettare. Pure io, Safer, pure io. Però non posso neanche parlare con nessuno, se no qua tolgono i punti. Oh, ecco. Basta, non ce la faccio più. E questo? Un cane d'addestramento? Attenzione, arrivano dei soldati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nemici. Ma dove diavolo vanno? Alla torre. Cosa sono quegli impianti in cima alla montagna? Andiamo a vedere. È contro gli ordini. Non hai detto che eri annoiato? Squall. Sono gli ordini del caposquadra. Gli ordini del caposquadra? Che fai? Fai anche il tonto, Safer? Anche tu vorrei rompere un po' di teste. È l'occasione giusta per vedere a cosa è servito il training con te. Grazie a te, neanche l'avversario più spregevole riuscirà a battermi. Allora un giorno mi ringrazierai. Smettetela, siete proprio uguali voi due. Statemi a sentire, questa non è una comune battaglia. È un esame importante, dobbiamo rispettare gli ordini. Tu allora resta qua, gli sfaticati non ci servono. Cosa? Vai, Zell si incazza facilmente. Non abbadarli, Zell. Piuttosto, Safer, se proprio dobbiamo andare, muoviamoci. I nemici si stanno dirigendo verso la montagna, presidiamo quella zona. Andiamo.
Ricevuto. All'inferno. Ricevuto. Asat. Ok, raggiungiamo la montagna, ragazzi. Non parliamo con nessuno. Chi siete voi? Siamo stati invasi dal Garden. Siamo stati inviati dal Garden. Siamo i candidati Sid. Ehi, cosa succede lassù? I soldati galbaiani si stanno infiltrando nella torre di trasmissione. Ma si imbatteranno presto nel covo dei mostri. Se andate anche voi, fate voi, ascoltatemi, lasciate a me l'ultimo colpo. Chi fa fuori il nemico prende più XP. Ora, per quanto possa sembrare, questo non è un boss. Però a livello nostro attuale potrebbe esserlo. Comunque, andiamo di Guardian Force. Pure i mostri. Bella grana questa. La storia si è fatta solo più emozionante. Forza, muoviamoci. Emozionante? Soldati Galbadia, controllo generatore di corrente completato. Nessun problema con il motore ausiliario. Che diavolo stanno facendo? Confermo rottura del filo cavo. Inizia il lavoro di sostituzione. Ricevuto. Lo stanno riparando? Che ce ne importa? È la prima volta in un vero campo di battaglia. Paura? Non lo so. Cerco di non pensarci. Io non ho paura, le guerre mi piacciono. Ammazza, che bei desideri che hai. Vorrei che non finissero mai. Mi fanno sentire più vicino alla realizzazione del mio sogno. Sogno? Avrai anche tu i tuoi, no? Non è un discorso che mi va di fare. Che succede? Voglio sentire anch'io. Pensa ai fatti tuoi. Brutto scemo. Ehi, Zell, cos'è? Una mosca che vola? Maledizione. Eccovi qua. Ed ecco Selfie, la ragazza che abbiamo ignorato all'inizio del gioco. Vi ricordate che ci è venuta a sbattere contro? Comunque ragazzi, i filmati secondo me non li hanno aggiustati. Sono quelli della versione classica. Voi siete la squadra B? Sono Selfie, porta ordini della squadra A. Il caposquadra è Safer, vero? Dov'è? È già partito in quarta, Safer. Un giorno ti parlerò del mio sogno romantico. È duro fare la porta ordini. Caposquadra, aspetta! Ma che fate? Dai, andiamo! Allora, potremmo anche saltare di qua, però saltando ci tolgono i punti e quindi noi scendiamo dalle scale. Perché non ci avete messo tanto se saltavate giù, facevate prima, no? Perché? Prima? Di solito non si salta giù da una rupa del genere. Vero, Squall? Sì,
Sì, di solito non ci si arriva così. Ah sì? Vabbè. Andiamo? Controlliamo bene per sicurezza. Allora, adesso, visto che Selfie fa parte della squadra, facciamo cam. Eh sì, devo aggiustare perché Seifer non c'è più, quindi Selfie ti prendi Shiva. Guardian Force. Magia ne hai, quindi fai assimila e fai oggetti. Ok, entriamo nella torre di Dollet. Com'è grande! Scappiamo! Ammasso di codardi! Ah! E se ne torna dentro. Il caposquadra se n'è andato. Seifer, sei di sopra? Ehi, caposquadra B! D'accordo, ragazzi. Io direi adesso di salvare. Perché siamo arrivati quasi a 27 minuti, altrimenti poi ragazzi il video diventa veramente lungo. Come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, a commentare, a supportare la serie. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video gameplay di Final Fantasy. Anche perché preparatevi perché ci aspetta un boss e un Guardian Force. Non vi dico altro e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, Alio!